Un paio di video fa abbiamo parlato di navi e vi abbiamo chiesto se volevate un video sulla numero 4, ovvero la Symphony of the Seas. In molti avete detto di sì, quindi eccoci qui. Prima di cominciare ricordatevi di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Oltre a questo ci potete trovare anche su Instagram. Ma adesso bando alle ciance e cominciamo subito a parlare della nave da crociera più grande del mondo. La Symphony of the Seas è la nave da crociera più grande di tutto il pianeta ed è proprietà della Royal Caribbean International. Costata 1,35 miliardi di dollari, ci sono voluti ben 4 anni per realizzarla ed è in servizio dal 31 marzo 2018. Può ospitare circa 9.000 persone, di cui 6.680 passeggeri. Ma so già che a voi di questi dati non ve ne può fregar di meno, quindi direi di iniziare subito a farvi vedere la nave in sé, partendo dalle cabine. Quelle interne, ovvero le meno costose, hanno una caratteristica importante, ovvero dei balconi virtuali, che servono a far sembrare la stanza più grande e tolgono quel senso di claustrofobia che si sente quando mancano le finestre. Molto simili sono le cabine con vista oceano, questa volta però il balcone è vero e dotato di 2 sdrai. Una cosa importante e sottovalutata sono le prese elettriche e qui ce ne sono in abbondanza. Ovviamente però dovete ricordarvi gli adattatori. I bagni sono piccoli ma decisamente belli e la doccia si può chiudere senza quei dannati pezzi di plastica che allagano tutto quanto. Altra tipologia di cabine sono le interne con vista su Central Park, di cui parleremo dopo. Queste hanno un comodo divanetto vicino alla finestra per stalkerare le persone. Se siete una famiglia, un'opzione potrebbe essere la cabina vista oceano ultra spaziosa, che all'interno ha anche dei letti a castello. La Grand Suite ha 2 stanze, una è una camera da letto e l'altra è un soggiorno. Oltre a questo, ovviamente, c'è anche il bagno, molto più grande delle cabine precedenti e dotato di vasca. La Suite Aqua Theater ha un balcone con un'incredibile vista sull'oceano e sull'Aqua Theater, un teatro acquatico di cui parleremo più tardi. La suite più grande probabilmente è la Villa Suite, che ha ben 4 camere da letto, particolarmente adatta alle famiglie numerose e ricche, oppure ai gruppi. Poi c'è la Crown Loft Suite, che è molto spaziosa con addirittura 2 piani e un bagno su entrambi. La Star Loft Suite è simile alla precedente, ma ancora più grande, con un soggiorno che non ho neanche a casa mia. La suite più particolare e la mia preferita è la Ultimate Family Suite, che come si può intuire dal nome è fatta apposta per le famiglie. Proprio per questo suo scopo è piena di giochi, fra cui giusto una PlayStation, no? Attaccata a un televisore abnorme. La stanza dei bambini è collegata al piano inferiore con uno scivolo. Ripeto, uno scivolo! Sono presenti 2 bagni, uno per gli adulti e uno per i bambini. C'è anche un balcone spazioso con una jacuzzi e qualcosa dove possono arrampicarsi i bambini, che però a me sembra un pollaio, ma vabbè. L'ultima è la Royal Loft Suite, che è la più costosa, e al suo interno ha un pianoforte e tanto, tanto spazio. Mi sembra ovvio che non vogliate stare tutto il giorno in cabina, quindi cosa si può fare su questa nave? Direi di vedere un po' di attività. Partiamo dal Flow Rider, ovvero un simulatore di surf. Questo è particolarmente divertente perché sì, si può fare surf, ma soprattutto si possono osservare cadute decisamente, come dire, spettacolari. I believe I can fly. Se vi piace il basket, il calcio, il tennis, insomma qualsiasi sport con la palla, il campo multisport fa per voi. Sia per i bambini che per gli adulti c'è anche un bellissimo mini golf. Invece se siete sfortunati e vi beccate un giorno di pioggia, un buon posto dove passare il tempo potrebbe essere la sala giochi. C'è un parco acquatico per i più piccoli, mentre per i più grandi ci sono numerosi scivoli. A proposito di scivoli, ce n'è uno lungo ben 10 piani ed è chiamato Ultimate Abyss.
Se siete proprio degli amanti dell'adrenalina, beh, per voi c'è una zipline e addirittura due muri da arrampicata. Sono presenti tre piscine, una molto grande, una particolare perché l'acqua arriva fino a sotto agli sdrai, e una in cui si può giocare con la palla, infatti ha una rete per non perdere il pallone. I bambini piccoli possono passare il tempo anche al parco giochi, con dei tavoli e materiale per attività artistiche. È presente anche un teatro dedicato proprio ai bambini, e lì vicino si trova anche una escape room a tema sottomarino. Una delle attività più divertenti però deve essere il Planet Z, un vero e proprio campo da laser tag. Ovviamente su una nave da crociera non può mancare il casinò, anche perché è una delle maggiori fonti di guadagno. Se avete bisogno di relax o di fare allenamento, il posto giusto dove andare è il Vitality at Seas, dove c'è una grande palestra con numerosi attrezzi. Il salone di bellezza e il bar lì vicino fanno parte della spa, dove troverete varie saune e potrete godervi un ottimo massaggio. Se notate, è presente un enorme cratere al centro della nave, ed è qui che la Symphony of the Seas comincia a sembrare veramente una città. Infatti sono presenti un sacco di negozi, bar, ristoranti, una vera e propria giostra e un parco chiamato Central Park. Un ristorante molto particolare è il Wonderland, che è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Alla sera la nave cambia completamente e le attività, anche in questo caso, sono molte. Potreste passare la serata in uno dei numerosi club con musica dal vivo. Oppure, se vi va di ridere, potreste passare da The Attic, dove si fa stand-up comedy. Avete molto caldo? Forse vedere degli spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio potrebbe fare al caso vostro. Ma i punti di ritrovo più comuni durante la sera sono due. Il primo è il Royal Theatre, dove ogni sera gli attori reciteranno in diversi spettacoli teatrali. Invece, per vedere spettacoli acquatici dovrete andare all'Aqua Theatre. Insomma, che dire, questa è una vera e propria nave da sogno, e sicuramente non può far altro che regalarvi una vacanza indimenticabile. A meno che non vi venga il cagotto. In quel caso la vostra vacanza in un modo o nell'altro farà cagare. Ed ecco ragazzi, questa era la Symphony of the Seas. Diteci sotto nei commenti cosa ne pensate della nave e se vorreste farci una vacanza. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.